o fare passi, trovarsi persi, avvicinarsi poi, abbiamo poche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Perfetti come macchine, miracolo di nervi e anime. Io non ti chiederò perché, mi guardo e chiedo a te. Siamo fatti per amare, nonostante noi, siamo del tratto con un cuore. Senti quanto rumore, cuore che va da solo, dividiamo le due. Io la tengo per te, la sua parte migliore, fatti avanti amore. Fatti avanti amore. Siamo fatti per amare, nonostante noi, siamo ben tratti con un cuore, solo questo avrai da me, fatti avanti amore, fatti avanti amore. Grazie. 17 anni la musica, 17 anni di Favara, alta 1,68, peso 53 kg, porta la taglia 40, segno zodiacale di Lancia. La numero 2, Jenny Catania, 16 anni di Agrigento, è alta 1,75 m, pesa 60 kg, porta la taglia 40, segno zodiacale Cancro. La numero 3, Michelle Sortino, di Favara, 19 anni, alta 1,75, peso 60 kg, anche lei una taglia 40, segno zodiacale Cancro. Numero 4, per la categoria mascotte, Marian Terrasi, 14 anni di Castro Filippo. Alta 1,71, peso 55 kg, anche lei una taglia 40 del segno dei pesci. Numero 5, Denisa Howard, 24 anni di Favara,
alta 1,57, peso 48 kg, taglia 40, segno Arieta. Andiamo avanti con la numero 6, Claudia Camino, 17 anni di Agrigento, alta 1,73, 52 kg, taglia 40, segno Leone. Numero 7, Dario Schumann, 16 anni di Favara, alta 1,70, peso 46 kg, taglia 40, segno Gemelli. Di Favara, 50 kg, alta 1,72, taglia 40, segno Scorpione. La numero 9, Elisa Corvinto di Campobello di Licata, 18 anni, peso 50 kg, taglia 40, segno zodiacale Acquario. La numero 10, Andrea Costa, 16 anni di Agrigento, taglia 36, alta 1,62, peso 49 kg, segno zodiacale Cancro. Numero 11, Miriam Ducciardo, 16 anni di Agrigento, alta 1,65, taglia 40, peso 54 kg, segno zodiacale Sagittario. E la numero 12, Francesca Sala di Agrigento, alta 1,72, peso 59 kg, taglia 42. Abbiamo finito la carnet delle ragazze.
Queste ragazze, il loro coraggio e la loro disinvoltura, quindi un applauso alle ragazze che si sono, diciamo, spente per questa manifestazione, ma la giuria che ha avuto il ruolo più difficile. Io li chiamerei tutti quanti qua sul palco, i giurati. Nel frattempo che loro salgono sul palco, io inviterei Ernesto Trapanesi a, diciamo, a svolgere il ruolo più difficile, che è quello di scoprire cosa vogliono fare da grande queste ragazze. Essendo un concorso di talento, lui adesso si fa una carrellata e col suo modo di fare che ha sicuramente ci stupirà. Va bene, ci proviamo. Allora, intanto vi chiedo gentilmente, gente di Castro Filippo e di tutto il circondario di Agrigento e non solo, di fare un applauso, perché da qua vicino è super emozionante essere guardate così da vicino con quegli sguardi, così, insomma, quindi bel applauso, più forte di qua, anche di qua, più forte, grazie. Allora partiamo da lì, dalla numero uno, ciao, eccola qui, numero uno. Allora presentati al pubblico velocemente e dimmi perché hai deciso di partecipare ad Una ragazza per il cinema. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia Pecoraro, ho 17 anni e vengo da Favara. Innanzitutto ho deciso di partecipare con questo concorso perché credo sia un trampolino di lancio per chi come me desidera un giorno andare più parte del mondo dello spettacolo e diventare attrice. Vuoi fare l'attrice? Essere o non essere? Questo è il problema. È più degno patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna. Ciao, tu chi sei? Salve a tutti, mi chiamo Gianni Catania, ho 15 anni e vengo da Agrigento. Ho deciso di partecipare a questo concorso, appunto come ha detto Giorgia, perché ho un ottimo primo lancio, perché anch'io voglio fare l'attrice e quindi penso che sia un'ottima occasione. Ti piacerebbe fare anche, scusa, la presentatrice, ti piacerebbe? Perché no? Allora senti, facciamo finta di essere al Festival di Sanremo, vieni qua. Sai quando ci sta il presentatore e la valletta che devono, insomma, presentare la prossima canzone, no? Allora inventati tre nomi di autori, no? Cioè il titolo della canzone e gli autori della canzone. Quindi di Trapanese, Rivela, Lopresti, Mi sono innamorato di te. Canta. Dunque io devo dire, inventare una canzone. No, devi inventare. Inventare il titolo di una canzone e presentare il... Come gli autori della canzone. Okay. Il titolo della canzone, canta e va bene. Buonasera a tutti, questa sera canterà Notte prima degli esami e sarà a cantare Danny Contino. In bocca al lupo, ciao, come ti chiami? Michelle Sortino, 19 anni e vengo da Favara. Ragazzi, possiamo togliere un po' di alti, magari, anche grazie. Fare la ballerina perché studio danza da 7 anni e infatti comunque penso che questo concorso sia importante perché può portarmi anche a far riconoscere il mondo dello spettacolo. Quindi studi danza da 7 anni, vai, facciamo un po' di la prima, la seconda, la terza, la retromarcia. Brava, complimenti, bocca al lupo, andiamo avanti. Ciao, come ti chiami? Ok, tutto bene? Ti sei divertita, sì. Bene, tu invece che velleità hai nel mondo dello spettacolo? Cosa ti piacerebbe fare nel mondo dello spettacolo? La modella. Sei un po' timida, forse, tu, vero?
sei un po' timida. La disturbiamo. Ciao, a dopo, a dopo. Applauso, la timidezza è tanta, ragazzi, ci sta. Ciao, come ti chiami? Buonasera, sono Denisa Corvat, ho 24 anni. Da dove arrivi? Arrivo dalla Romania, però vivo a Favara da 10 anni. Quindi ormai sei assolutamente di Favara, ecco. Cosa ti piacerebbe fare nel mondo dello spettacolo? Perché hai deciso di partecipare ad Una ragazza per il cinema? Beh, diciamo che la cosa che mi appassiona di più è il canto e il ballo, però anche recitare sarebbe un'ottima cosa, perché tutto quello che è arte mi ha attirato fin da piccola. In bocca al lupo, applauso, applauso, ciao! Poi ci sono quelle che ti guardano terrorizzate, appena arrivi tu. Come ti chiami? Sono Claudia Canino, 17 anni e vengo da Agrigento. Benissimo, allora, senti, come te la cavi con la cucina tu? Malissimo. Fantastico, l'uovo al tegamino lo sai fare? Ottimo, beato con tua marita. Benissimo, andiamo avanti, ciao, come ti chiami? Ciao, piacere, sono Dereshuma. Sì, quanti anni hai? 16 e vengo da Fulana. Vieni da Fulana, benissimo. Anche a te ovviamente la stessa domanda, mi piacerebbe sapere cosa ti piacerebbe fare nel mondo dello spettacolo. Beh, sai che Una ragazza per il cinema non è solo bellezza, ma è anche talento. Ci sarà una serata dedicata al talento, eventualmente in finale nazionale, dove ti verrà chiesto di ballare, recitare, cantare, cucinare, suonare uno strumento, lavorare con tanti artisti molto importanti. Quindi tu cosa proporresti in finale? Allora, saper cucinare non credo proprio, però fare o la modella o la fotomodella e se pure anche l'attrice. In bocca al lupo, ciao, come ti chiami? Sono Giorgia Viscopo, vengo da Favara, ho 14 anni. Sei giovanissima, ma hai le idee chiare su quello che vuoi fare da grande? Vorrei fare la modella. Vorresti fare... Ma sai che è un lavoro molto difficile, richiede tantissimo sacrificio, eh? Saresti pronta a lasciare casa, lasciare la famiglia, viaggiare, non poter mangiare più nulla, non poter uscire con gli amici, avere gli orari in contingente? Cioè, saresti pronta a fare tutto questo? Sì. Bocca al lupo. Ciao, come ti chiami? Io sono Elisa Corvitto, ho 18 anni e vengo da Campobello di Vicata. Cioè la fanno, guarda lì. Ciao, ecco, hai già sfilato nella tua vita, hai avuto esperienze precedenti a questa, è una cosa che ti piacerebbe fare per lavoro? Allora sì, ho avuto delle esperienze precedenti, ho partecipato anche l'anno scorso a questo concorso, sono riuscita a prendere la fascia provinciale. Mi piacerebbe continuare con questa strada, anche perché sono molto ambiziosa e mi piace il mondo della moda. In bocca al lupo, applaudiamo tutte le ragazze e vi presento, anzi si presenta da sola la numero 10 che si chiama? Ciao, mi chiamo Andrea Costa, ho 16 anni e vengo da Agrigento. Andrea Costa, com'è il crociere? Hai avuto già esperienze nel mondo dello spettacolo? No. Una volta che partecipo a un concorso. Com'è stata questa esperienza? Raccontami un po'. Traumatica. Ti sei divertita proprio, eh? No, sì. Traumatica. Ok, lo rifaresti quindi? Sì. Ah, dico, se vinci la fascia sei contenta? Indifferente. Indifferente. L'importante è, come dire, è esserci. Ciao! L'esorcista, cioè. Ciao! Siccome non ho capito il tuo nome perché lei gridava, come ti chiami? Buonasera a tutti, mi chiamo Miriam Cucciardo e vengo da Agrigento. Ok, quanti anni hai? 15 anni, anche tu sei piccoletta. Hai le idee chiare circa le tue prospettive nel mondo dello spettacolo? No, la grande vorrei fare tipo la truccatrice. La truccatrice, fantastico, e perché no? Anche quello è lavorare nel mondo dello spettacolo, perché coloro che stanno dietro le quinte hanno un ruolo molto importante. Ti auguro il meglio e arriviamo alla penultima concorrente. Grazie. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Francesca Sala, ho 17 anni e vengo da Agrigento. Vieni da Agrigento, bene. Cosa ti piacerebbe fare nel mondo dello spettacolo? Dimmi un po'. Ho deciso
deciso di partecipare a questo concorso proprio per seguire questa strada. Quella della modella, della fotomodella, dell'attrice, cosa ti piacerebbe? Nello specifico sai già cosa... La modella. La modella, in bocca al lupo, in bocca al lupo. E vi vado a presentare anche una fuori concorso. Ecco, Antonina Lopresti. Oversize lei, eh? Lei ha le idee chiare sul mondo dello spettacolo, sì. Sì, molto, molto. Io questa sera vorrei fare molta strada per tornare a Catania e vorrei un autista. Esatto. Io sogno nel cassetto avere un autista per tornare a Catania. Esatto, anche il mio, anche il mio. Va bene ragazzi, allora in bocca al lupo, lo sottolineiamo con un altro grande applauso del pubblico di Castro Filippo, che voglio ringraziare per essere rimasto qui sino a questo momento. Ok, ci siamo? Perfetto, ragazze, attente! Marilena che porta le fasce, il suo compito arduo. Si mette vicino a me, Marilena, te la rubo per un po'. Questa sera si sono aggiudicate la fascia 4 di loro. Quindi stasera la giuria è stata abbastanza generosa, perché erano 3 le fasce, abbiamo dovuto fare un exequo. Per cui diremo la più votata come prima assoluto, ma le altre 3 comunque non cambia nulla, andando in fase regionale allo stesso modo. Per cui chiameremo la... anzi, per ultimo chiameremo la più votata. Quindi passa il turno in fase regionale, la numero 3. E io il numero non ve lo dico, vi dico chi premia il Presidente del Consiglio Salvatore Gracchi. E premia la numero 9, Elisa Cordico. Ovviamente il foto di Rico, Presidente, metti qua sulla sinistra il nostro fotografo. Enzo, puoi anche metterti un po' più a centro, se gli fate spazio. No, non va bene? Ok, perfetto. Congratulazioni. Oppure facciamo una cosa, mettiti nel secondo scalino. Premia l'assessore Salvatore Alessi e passa il turno la numero 3, Michele Sortino. Michele, scusate. Oh, l'assessore, forse. Un applauso non costa nulla. Va in finale regionale la numero 2, Jenny Catania. E premia Angela Sperrazza, co-organizzatrice di questa serata. Ora, leggermente più indietro e faccio la porta. Andate indietro, andate indietro. Sento. Ovviamente la vincitrice, diamo l'onore al primo cittadino, il sindaco Franco Badalamenti. Adesso diciamo chi ha vinto questa sera. Chiediamo al pubblico cosa risponde. Bravo!
cosa aspetti a farlo più avanti? Numero uno, cosa aspetti? La numero uno vince la tazza di Castro Filippo. Vince la tappa di Castro Filippo e va in finale regionale Giorgia Pecoraro. Ma l'applauso più caloroso dopo li facciamo. L'applauso più caloroso va alle ragazze che questa sera non hanno superato questa fase, invitandole a partecipare giorno 5 a Milena, dove il nostro organizzatore Ernesto Trapanese dà la possibilità di avere la, diciamo, l'accesso alla fase regionale. Ma la cosa che vi posso dire, questa è la prima tournée che facciamo ad agosto, ma ne abbiamo altre 30 tappe in tutta la Sicilia, per cui ci sarà possibilità per tutte voi di gareggiare. Quindi le ragazze che hanno preso le fasce, non vi allontanate che dobbiamo fare le foto per il giornale. Un ringraziamento alla Sicilia, un ringraziamento a tutte le ragazze, ma un ringraziamento va alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, alle amministrazioni e a questo calorosissimo pubblico che ha tenuto testa fino alla fine. Bravi! Angela Maniglia, l'artefice di tutto, e Giusy Sciara, brave! Un applauso, paghi per la via tutti! Diamo il microfono a coloro che hanno condotto la serata, i due conduttori, ringraziandoli per il loro lavoro per chiudere la serata e dopo subito le foto. Grazie per aver condotto questa serata. Grazie a voi.